Durante le indagini a Pescara ho scoperto che era coinvolta nell'affare anche Cosa Nostra, con numerose diramazioni nel centro Italia. Gabe decise che non potevamo permettere loro di usare armi biologiche per risolvere affari di famiglia. Il loro capo, Dimitri Alexopoulos, doveva essere rimosso. So che credi che Gabe mi abbia assunto per il mio aspetto, ma ti assicuro che l'ha fatto per le mie doti da cecchino. Avevo con me del C4. Sapevo che avrei avuto bisogno di un diversivo per la fuga. Il mio piano era di piazzare una carica di esplosivo in strada, nella direzione opposta al mio percorso di fuga, e di farla saltare appena eliminato Dimitri. Ecco un altro trucco. Io non uso coltelli. I vestiti si sporcano quasi sempre. Uccidere un uomo con un coltello può essere un morso. Pessima idea quando ti muovi silenziosamente con un fucile da cecchino. Io uso una tecnica che chiamo spezzacollo. Ti piazzi dietro l'obiettivo, afferri il suamento con la mano destra e ruoti come se stessi cercando di afferrare una palla bagnata. Così vanno sempre giù in silenzio. Sapevo che Dimitri sarebbe uscito dalla porta principale della chiesa. C'era un'unica posizione logica nella quale piazzarsi per la torre oltre la strada. Sapevo che sarei dovuto arrivare lassù circa 5 minuti prima del 3. Avrei usato il rintocco delle campane per coprire il rumore del fucile. Questo mi avrebbe dato alcuni minuti prima che le guardie capissero da quale direzione proveniva il colpo. Quasi le 3, la campana stava per suonare. Mi preparai al colpo e iniziai a tenere d'occhio la porta attraverso il muro. La campana avrebbe suonato 3 volte. Alla prima avrei mirato, alla seconda avrei respirato, alla terza avrei premuto il grilletto.
capisco di mettere cadere a chi mai disposto. Fuggire per salvarsi la vita è un'intensa scarica di adrenalina. Sul serio, non c'è nulla di simile, tranne la soddisfazione che provi dopo aver completato una missione e aver fatto bene il proprio lavoro.